Senti Francesca, qual è la situazione di Piazza del Mercato? Situazione di Piazza del Mercato la potete ben vedere, c'è un degrado proprio generale, hanno chiuso tantissimi negozi, era una piazza che fino a 8-9 anni fa era decisamente molto viva. Io poi me la ricordo molto bene perché oltre a lavorare qui, avere il mio studio di parrucchieri qui, sono anche nata in questa via. E con mio fratello, insomma i miei genitori, ci ricordiamo questa piazza con il mercato, con tante tante strutture, tanti negozi, c'era veramente veramente tanta vita ed è una piazza a ridosso del pieno centro perché abbiamo il corso a 100 metri, quindi vederla così oggi ci fa male, soprattutto per noi che ancora resistiamo e siamo qui, abbiamo ancora i nostri studi, i nostri negozi e continuiamo a stare aperti in questa piazza che purtroppo attualmente non ci offre niente. Per degrado cosa intendi? Degrado prima di tutto direi il mercato, ecco il mercato che è una struttura dove già da tempo ci avevano fatto sapere che l'avrebbero buttato giù, avrebbero poi ricostruito, avrebbero risanato, avrebbero prima parlavano di un museo, poi dei parcheggi, poi delle strutture, poi altri negozi, in realtà ecco sono anni che è così proprio lasciato come potete vedere proprio corto, cioè nel senso non c'è più niente, tutti i negozi sono stati portati via perché è stato ricostruito un altro mercato nuovo, però da quello che sappiamo anche questo mercato poi non ha funzionato. E tra l'altro questo mercato è molto pericoloso perché ci sono dei vetri che sono lì lì per cadere, la struttura è fatiscente. Quindi è anche pericoloso tenere una struttura così grande in pieno centro, ripeto, siamo a ridosso del pieno corso di una città come Terni. È stata firmata una petizione da parte dei residenti? Sì, più volte. Le petizioni sono state fatte più volte con firme di tutti i residenti, cioè veramente tutti, perché non solo dà fastidio chiaramente a noi che abbiamo i negozi, ma anche tutte le persone che vivono, no? In questi appartamenti, tutti appartamenti in pieno centro, tra l'altro costosi, no? Perché noi abbiamo comunque le nostre tasse, sono tasse anche un pochino più pesanti rispetto a chi vive in periferia, perché questo è il centro. Però voglio dire, paghi più tasse per non avere. Monica, mi spieghi qual è la situazione di Piazza del Mercato ad oggi? La situazione di Piazza del Mercato è pressoché tragica. Credo che questo mostro ecologico alle mie spalle così, no? Esemplifichi quello che è la realtà. Una realtà dura in cui i pochissimi commercianti che sono rimasti, compresi noi per l'appunto, lottano. Praticamente noi siamo come se fossimo in guerra, in trincea, perché si lotta tutti i giorni contro il degrado, l'abbandono, la solitudine. Ecco, ci sentiamo abbandonati. Sinceramente questa è la sensazione che proviamo. Si sta facendo qualcosa anche con i residenti, parlavamo di petizioni. Sì, qualcosa si sta facendo, noi ogni tanto ci proviamo, ecco, diciamo così, pacificamente, sempre nel senso civico. E anche pochi giorni fa abbiamo firmato una petizione, se non altro, per combattere e contrastare leggermente il degrado dovuto essenzialmente dalla presenza dei topi, che quella è una cosa che ci spaventa un po', francamente, perché noi stiamo continuamente, buttiamo disinfettanti, cioè proprio solo a livello personale, ecco. Quindi di nuovo a nostre spese, di nuovo con il nostro impegno. Cosa chiedete a chi amministra oggi questa città? Chiediamo che ormai sono passati 9 anni da quando siamo in queste condizioni e francamente pensiamo che i tempi siano maturi perché ci dicano cosa dobbiamo fare. Ecco, noi soltanto questo vogliamo sapere, cioè se ci conviene restare qua, reinvestire, reinventarci oppure ci dicano no, andate perché la zona è abbandonata e quindi è ora che ve ne andiate anche voi.